Buongiorno, siamo in un luogo speciale al centro di Roma, vicino alla Fontana di Trevi, l'Accademia di San Luca, antica e bellissima istituzione che nel tempo ha collezionato una cospicua collezione d'arte. Una collezione d'arte costituita sia da quadri che da scultura, che da opere su carta, che da libri antichi. Chiaramente questa collezione ha necessariamente bisogno di una cura costante, che sarà l'argomento di questo nostro discorso. Una cura che l'Accademia di San Luca esplica attraverso il restauro, la conservazione e la valorizzazione delle sue opere. C'è da dire che da molto tempo l'Accademia dedica molto del suo impegno proprio alla cura della sua collezione, da circa 30 anni, ma è soprattutto nell'ultimo decennio, grazie all'impegno del segretario generale e dei presidenti che si sono succeduti in questi anni, che questo impegno è stato ampliato e diciamo l'ottica si è ampliata a un pubblico anche nazionale ed internazionale. E si è cercata una collaborazione con partner di istituzioni importanti a livello nazionale, con mostre e con musei prestigiosi a livello internazionale. Ma prima di andare avanti in questo nostro discorso sulla cura delle collezioni, c'è da fare un piccolo excursus storico su che cos'è l'Accademia di San Luca. L'Accademia di San Luca intanto si chiama di San Luca perché San Luca è il protettore degli artisti, l'Evangelista Luca. E venne fondata nel 1593 dall'artista Federico Zuccari ed aveva la sua sede storica in un posto splendido che era Via dei Fori, quello che adesso è Via dei Fori Imperiali, cioè all'interno del Foro Romano, accanto alla chiesa omonima dei Santi Luca e Martina. La chiesa edificata poi nella metà del 1600 da uno dei geni del barocco, e cioè Pietro da Cortona. Nel ventennio fascista del XX secolo, per la costruzione proprio di Via dei Fori Imperiali, l'edificio venne abbattuto insieme ad altri edifici storici. Quindi l'Accademia, orfana di una sede, venne ospitata all'interno di questo edificio. Un edificio più che idoneo per un'istituzione così prestigiosa, perché è un edificio intanto in un posto stupendo all'interno della città eterna, un edificio antico appartenuto ai nobili Carpegna. I nobili Carpegna nel 1640 commissionarono ad un altro genio del barocco romano, cioè Francesco Borromini, una serie di ristrutturazioni. Una di queste ristrutturazioni è proprio il portico nel quale ci troviamo. Questo portico fu una delle prime tre ristrutturazioni fondamentali che il Borromini apportò a questo edificio. Intanto decorò gli archi che vediamo, queste tre arcate bellissime con motivi floreali. Creò una rampa elicoidale che poteva collegare il piano in cui ci troviamo fino al terzo piano, rampa che poi percorreremo più in là, e soprattutto scolpì questo bellissimo e sontuoso fregio floreale come ingresso, come porta d'ingresso per la rampa elicoidale. Ed è proprio questo sontuoso fregio scolpito dal Borromini che ci porta a parlare, ci porta nel vivo del discorso della conservazione delle opere dell'Accademia di San Luca, sempre con la visuale di una collaborazione insieme a istituti prestigiosi. In questo caso il fregio del Borromini è stato oggetto di restauro per alcuni anni in collaborazione con l'Istituto Superiore Centrale per il Restauro. Quindi è stato un manufatto molto importante, è stato oggetto di studi approfonditi ed è stato un cantiere didattico per gli aspiranti restauratrici e gli aspiranti restauratori del futuro.
Quindi i restauratori che hanno potuto operare su una cosa di così grande pregio, coadiuvandosi con il supporto di tecnologie moderne, tecnologie all'avanguardia, sempre sotto la supervisione vigile degli insegnanti dell'Istituto Superiore del Restauro. Quindi questo è proprio un esempio perfetto di questa unione, di questa collaborazione che l'Accademia ha cercato nel tempo e per fortuna ha trovato e che continua nel tempo e continuerà nel futuro con istituzioni importanti, quali l'Istituto Centrale per il Restauro. E questo fregio stupendo, appunto, che è stato oggetto di intervento, adesso lo vediamo al restauro finito e grazie al restauro è stato valorizzato il suo aspetto non solo estetico ma anche materico, per cui una volta rimosse le grandi e pesanti ridipinture che coprivano la superficie originale, lo stucco romano di cui è composto l'opera è venuto alla luce con la sua luminosità tanto da sembrare quasi di marmo. Siamo qui, sempre nella galleria accademica, in un'altra sala che è stata riallestita in occasione di una mostra tuttora in corso dedicata a Raffaello, dedicata appunto all'anniversario della morte di Raffaello nei suoi 500 anni. In particolare in questa sala possiamo ammirare due capolavori che rappresentano proprio San Luca che dipinge la Vergine e il Bambino e con alle spalle il pittore stesso, Raffaello, e ai piedi il bue, simbolo dell'Evangelista. E questa sala si presta molto bene per il discorso che è argomento della nostra conversazione, e cioè la conservazione e valorizzazione delle opere d'arte. Perché? Perché per la prima volta noi possiamo ammirare le due versioni dello stesso soggetto vicine. Una versione appunto attribuita a Raffaello e l'altra versione invece dipinta da pittore attribuito Grammatica nel 1623, quindi circa un secolo dopo quello di Raffaello. Come ben potete vedere, il soggetto è lo stesso, i quadri ad un primo sguardo sembrano esattamente identici, mentre avendoli proprio vicino possiamo coglierne tutte le differenze. Il dipinto di attribuito Grammatica, che solitamente è collocato sull'altare maggiore della chiesa dei Santi Luca e Martina, è stato rimosso proprio in occasione di questa mostra. E questa rimozione ha dato lo spunto per una serie di riflessioni. Perché? Perché la prima è una riflessione conservativa. Questo dipinto è stato restaurato solo 8 anni fa. Non solo è stato restaurato il dipinto, ma è stata restaurata anche questa bellissima cornice d'oro lavorata che fu disegnata appositamente per questo dipinto dall'artista Carlo Maratta, anche lui un principe dell'Accademia di San Luca. In 8 anni abbiamo visto, rimuovendo il dipinto dall'altare, che già il dipinto è in uno stato di sofferenza. Che vuol dire? Vuol dire che sul retro della tela abbiamo visto che c'è un attacco microbiologico. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che noi comunque dobbiamo porre un'attenzione al microclima conservativo della Chiesa. L'Accademia già ha un'attenzione verso la Chiesa, ma a questo punto bisogna correggere il tiro, bisogna andare a vedere perché l'opera si deteriora in così poco tempo.
Questo ci richiama però una letteratura precedente. Noi sappiamo che Antipiduto Grammatica dipinse lo stesso soggetto di Raffaello proprio perché il dipinto di Raffaello era soggetto a deterioramento in quanto veniva conservato in un ambiente poco idoneo. Quindi il nostro compito è quello di cercare di salvare entrambi, non solo di salvarli, ma di conservarli per il futuro, per le generazioni future. In più, questo allestimento ci dà lo spunto per pensare forse a una collocazione diversa da quella attuale. Forse lasciarli qui in Accademia, non solo il microclima conservativo è sicuramente più idoneo e migliore, quindi le opere verranno conservate meglio, ma in più in questo continuo dialogo tra le due opere anche lo studio può essere approfondito e si valorizza una vicenda, perché il dipinto di Antipiduto ci può fare anche da guida per capire molte cose sul dipinto di Raffaello, che in passato è stato talmente danneggiato che è stato molto ridipinto, mentre quello di Antipiduto, dipinto su un supporto più resistente, in quanto questo è dipinto su tela, mentre quello di Raffaello fu dipinto su tavola, è stato meno danneggiato, quindi meno rimaneggiato. Siamo in un'altra sala della Galleria dell'Accademia di San Luca, la cosiddetta sala rossa, dal colore delle pareti, o sala dei paesaggi. Questa sala è un esempio di un grande progetto che ha preso corpo già 7 anni fa, di collaborazione tra l'istituzione e una partnership straniera, che ha sponsorizzato la gran parte del progetto. In questa sala possiamo ammirare tantissimi paesaggi di autori famosi come Paul Bril, Salvator Rosa, Pagnini, Vanvitelli e Canaletto, autori che oggi troviamo tutti raccolti in questa sala, ma che fino a pochi anni fa appunto erano sparsi nell'Accademia e molti dei quali erano addirittura nei depositi, quasi e tutta la sala è stata ispirata al tema del Grand Tour d'Italie. Per questa esposizione l'Accademia ha prestato tantissime opere, opere capitali sia per il percorso espositivo dell'esposizione stessa nella città di Amersfoort, sia per l'Accademia, perché per l'occasione i due paesaggi di Vanvitelli sono stati restaurati. Uno rappresenta la veduta di Ripa Grande con Roma sullo sfondo e uno la veduta dell'Aniene nei pressi di Tivoli. E questi due paesaggi sono stati, come dicevamo, restaurati per l'occasione insieme all'autoritratto proprio del pittore Gaspar Van Witter. In più, questo autoritratto è stato posizionato proprio all'entrata della mostra monografica, quindi il visitatore quando entrava la prima cosa che vedeva era l'opera dell'Accademia di San Luca. Quindi questo crea un circolo virtuoso, nel senso che da un progetto simile un'opera viene visionata, viene restaurata e soprattutto acquista visibilità. Opere che prima erano in deposito, nessuno le vedeva, invece così non solo vengono poi riallestite all'interno dell'Accademia in un discorso organico, ma vengono anche apprezzate da un pubblico straniero in questo caso, che magari non è mai venuto in Accademia e non ha mai potuto vedere queste opere. All'interno sempre di questo percorso espositivo trovavamo anche un'altra opera importante, che è una veduta fantastica o una scenografia, a seconda di come la si voglia intitolare, di Canaletto. Un'opera del 1753 molto particolare, perché ci sono pochissime opere di Canaletto con questo soggetto che esulano completamente dalle famose
vedute di Canaletto, delle città sia italiane che europee, è un'opera che grazie al restauro ha recuperato tutta la sua profondità prospettica, tutta la fragranza del colore e la minuzia e la particolarità dei particolari. Quest'opera è stata donata alle collezioni accademiche da un altro pittore veneto, Domenico Pellegrini. Ci troviamo nella penultima sala dell'Accademia di San Luca, e la penultima sala che è stata allestita circa un anno fa, allestita secondo un percorso, seguendo il percorso di riammodernamento e allestimento dell'Accademia stessa, secondo un criterio logico che ogni sala ha al suo interno. Infatti il filo conduttore di questa sala è quello delle donazioni, dei lasciti di opere di personaggi importanti del passato. Come pittori, pensiamo a Domenico Pellegrini, a Gian Battista Vicaro, a collezionisti importanti come Fabio Rosa e Salvatore Originale. Grazie a queste donazioni, a queste cospicue donazioni, in questa sala possiamo ammirare capolavori di artisti famosi, come Maratta, Piazzetta, Mola, Van Dyck, Rubens, Algardi e Bernini. Di Bernini infatti abbiamo sia un dipinto ad olio che raffigura il carnefice con la testa del Battista, sia il bellissimo bozzetto in terracotta del leone che si avvera per la Fontana dei Fiumi a Piazza Navona. In questa sala troviamo anche un'altra opera importante, che è il dipinto ad olio su tela di Pietro da Cortona, che raffigura la Santa Martina. E sono proprio queste due opere, quella del Bernini e quella di Pietro da Cortona, che ci danno lo spunto per parlare di un'altra collaborazione importante che l'Accademia di San Luca ha fatto in questi ultimi anni, in questo caso con il Forte di Bardi in Valle d'Aosta, sempre sotto e insieme alla preziosa presenza della sovrintendenza, che ormai collabora con questa istituzione da più di 30 anni. Questo progetto, attivato insieme al Forte di Bard, si è concluso in una bellissima mostra intitolata Capolavori dell'Accademia di San Luca, allestita proprio nei suggestivi ambienti del Forte di Bard. Ma oltre alla mostra, che è durata ben 6 mesi, è stato avviato, anzi prima, molti mesi prima dell'inaugurazione della mostra, è stata avviata una vera e propria campagna di restauri, grazie ai quali sono state fatte numerose scoperte. Quindi si è rincominciato un ciclo virtuoso che spesso il restauro attiva, di revisionare tutte le opere, restaurandole alcune, e coinvolgere non solo i restauratori, ma anche storici dell'arte, ricercatori d'archivio, diagnosti, che tutti insieme hanno fatto questo progetto. Progetto molto importante perché all'interno del quale appunto spiccano queste due opere che abbiamo già menzionato, non solo quelle del Bernini, ma soprattutto quella di Pietro da Cortona. Perché? Perché il dipinto di Pietro da Cortona era, fino al 2017, appeso in una piccola stanza laterale, anche umida, della chiesa dei Santi Luca e Martina, Cori Imperiali. Questo dipinto versava in pessime condizioni di conservazione, era quasi dimenticato, la tela era lacerata in più punti, ed era molto abbellito da numerose ed estese ridipinture, quasi da rendere illeggibile alcune parti del dipinto stesso. Quindi per l'occasione, per la mostra, il dipinto è stato portato in Accademia, è stato studiato ed è stato restaurato. E grazie al restauro abbiamo potuto leggere, scoprire l'iter pittorico dello stesso autore, di come lui abbia costruito la composizione del quadro. Infatti abbiamo scoperto come Pietro da Cortona in un primo
momento avesse dipinto il carnefice della Santa in alto sopra la testa stessa della Santa nel cielo, per poi in un secondo momento spostarlo più in basso alla destra di Santa Martina. Ora, perché questo? Evidentemente, mentre Pietro da Cortona dipingeva il quadro, si rende conto che lo sguardo di Santa Martina, che volge gli occhi al cielo, avrebbe così incontrato lo sguardo del carnefice invece che lo sguardo di Dio. E quindi è costretto, si vede costretto a spostare il carnefice e a ridipingerlo più in basso alla destra della Santa. Ma le scoperte non finiscono qui. Infatti abbiamo potuto leggere, grazie ad un'accurata puntura della superficie dipinta, l'abbellato originale di Pietro da Cortona. E abbiamo visto con sorpresa che questa è una pennellata velocissima, una pennellata quasi da stesura da fresco e non da stesura d'olio su tela quale il dipinto. Sappiamo però da fonti antiche, da scritti antichi, che Pietro da Cortona ebbe pochissimo tempo per poter dipingere questo quadro, che doveva essere collocato sull'altare maggiore della chiesa. Lo dovette dipingere veramente in fretta e furia. Quindi, in questo caso, gli scritti antichi ci confermano, più che altro ci spiegano il perché di questa pennellata così veloce, e allo stesso tempo è la tecnica, il modus pittorico che dà valore allo scritto antico. Cambiando argomento, ma rimanendo sempre nella scia della conservazione delle opere d'arte, vorrei lasciare questa sala senza essermi prima focalizzato su un altro piccolo ma molto importante progetto che l'Accademia di San Luca ha fatto l'anno scorso con l'Università La Sapienza. L'Accademia ha collaborato con l'Università nel recupero, nell'approfondimento e nello studio di un'opera, una piccola tavola cinquecentesca del pittore Adrian Isenbrandt, pittore fiammingo, che è stata praticamente l'oggetto, chiamiamolo così, il manufatto didattica per il corso di laurea di Scienze e Tecnologia per la Conservazione dei Beni Culturali. Il progetto che però è inserito in un progetto ancora di più ampio respiro, in quanto è inserito in un master internazionale Erasmus Mundus ACMAT, che è finanziato dalla comunità europea. In questo caso l'Accademia ha sponsorizzato il restauro appunto della tavoletta cinquecentesca di Adrian Isenbrandt, mentre l'Università di Roma ha regalato, nel vero senso della parola, tutta la diagnostica, nel senso che qui in Accademia sono venuti i diagnosti, gli scienziati che hanno fatto appunto le indagini, hanno fatto indagini e prelievi di laboratorio per approfondire e conoscere molto meglio questo pittore e la sua opera. Pittore che fino a questo progetto non era altro che uno degli allievi del grande maestro Memling. Vi lascio all'immagine dei carri tirati dai buoi col Circeo sullo sfondo. In questo dipinto pure è stata eseguita una serie di indagini per capire la tecnica pittorica dell'artista e una pulitura della superficie pittorica che ci ha restituito per fortuna la fragranza della schiuma delle onde.